e i tuoi amici avrete la possibilità di giocare una partita di calcio con Zinedine Zidane. Che fai? Non sfrutti questa occasione? Anche perché il modo per provare a vincere è totalmente gratuito, raga. Dovete semplicemente iscrivervi dal link in descrizione. Ma adesso vi spiego tutto. Siamo chiaramente su Rare e come ben sapete, fra qualche giorno, venerdì, inizieranno gli europei. E su Rare ha creato un evento stratosferico dove ci sono in palio dei premi clamorosi. Non so come altro definirli, ma semplicemente perché appunto il primo premio è una partita di calcio con Zidane. Gli altri premi volete sapere quali sono? Biglietti per andare a vedere le partite di calcio, magliette autografate dai migliori calciatori del mondo, magliette anche non autografate e carte per poi giocare a Sorare. Ma vi spiego tutto con calma. Ho fatto uscire un video anche qualche giorno fa, in caso ve lo foste persi recuperatelo, ma chiaramente qui trovate tutte le informazioni utili. In che cosa consiste questo mega torneo che ha creato Sorare? Si parla praticamente di Rivals. Una volta iscritti dal link in descrizione vi basterà cliccare qui e in realtà il link vi manda all'iscrizione della mia lega, Menzos League. Come potete vedere inizierà tra 3 giorni, 8 ore, 10 minuti, 19 secondi, 18, 17. Porca miseria, stai cominciando ragazzi! Link in descrizione, unitevi alla mia lega. Praticamente ci sono due possibilità di vittoria. La prima è unirvi alla mia lega, quindi link in descrizione, vi unite. Cosa significa unirvi alla mia lega? Come potete vedere siamo più di 300 utenti. Significa che all'interno della mia lega ci sono dei premi che io metto in palio. E il primo premio sono dei biglietti per andare allo stadio, il secondo premio è una maglietta autografata, il terzo premio è una maglietta non autografata e poi nel quarto e nel quinto premio quello che andrete a vincere sono carte rare e limited. Ok? Benissimo. Quindi, come già detto, dal link in descrizione voi vi iscrivete e vi unite direttamente alla Menzos League, alla mia lega. Ragazzi, fatelo, è gratis, è gratuito. Non approfittare di questa occasione è da folli, anche perché poi una volta uniti alla mia lega, chiaramente dovete giocare all'europeo. E come si fa a giocare? Avete visto? Qua c'è la sezione calendario. Questo cosa significa? Che per ogni partita voi dovrete andare a inserire le formazioni. Come si inseriscono queste formazioni? Dovrete mettere 5 giocatori in campo. Per esempio, Germania-Scozia, partita di apertura. Come potete vedere, Sorare vi dà a disposizione tutti i calciatori per ruolo disponibili, convocati. Quindi io ho scelto Neuer, ho fatto una full Germania, ho scelto Rudiger, ma potete scegliere chiaramente anche Raum, potete scegliere anche, non lo so, chiunque, Schlotterbeck, why not, Havertz a centrocampo, Fulkrug come attaccante e poi Thomas Müller come giocatore extra. Ma magari non vi sta simpatica la Germania, potete andare a fare una full Scozia e quindi importa andare a prendere sicuramente Angus Gunn. Io andrei su Porteous per quanto riguarda la difesa e da valutare chiaramente Robertson, Tierney, un attimo da capire come andrebbero a giocare chiaramente. A centrocampo sicuramente Gilmour, ma occhio a McTominay. Qua davanti invece Shackland è senza alcun tipo di dubbio l'attaccante più in forma del momento. Attenzione però anche a Che Adams, che potrebbe essere sicuramente pericoloso in questo torneo. Insomma, per tutte le partite che ci saranno degli europei voi dovete andare a inserire una formazione composta da 5 giocatori. Chi fa più punti in queste partite chiaramente otterrà punti in classifica e salirete. I primi 5 otterranno i punti di cui vi ho parlato prima. Ma c'è anche un altro modo per vincere, oltre a iscrivervi alla mia lega. Se create una lega, e vi lascio anche il link per iscrivervi a Papaya, così potete partecipare. Ma se create una lega con i vostri amici, minimo 5 amici, in realtà minimo 5 partecipanti alla vostra lega, voi avrete la possibilità anche di partecipare alla classifica globale, ok? Quindi c'è la mia classifica della Menzos League. In descrizione comunque trovate tutti i dettagli. Vi unite alla Menzos League e partecipate per vincere i premi che ho messo in palio io. Se create una lega voi o partecipate alla Papaya Liga, chiaramente, avete la possibilità di partecipare alla classifica globale. Quello che vi consiglio io è create una vostra lega e invitate i vostri amici, non so, della classe, del calcio. È gratis, ragazzi. Guardate i premi del premio globale.
Senza senso. Allora, il primo premio, un'esperienza con Zidane. Gioca una partita di calcio a 5 con i tuoi amici contro Zidane e la sua squadra. Cioè, non so se avete capito. Te che mi stai guardando e hai un... e giochi a calcio nella vita reale, bene. Hai degli amici, crei la tua lega o partecipa alla mia. Crei la tua lega, inviti altri 4 amici, siete in 5, arrivate i primi, giocate contro Zidane. È gratis! È gratis! Voi vi rendete conto? Questo è gratis! Non dovete pagare un centesimo! Sono premi che il sorriso vi dà così. Io sono senza parole. Poi, sempre se arrivate primi, oltre all'esperienza con Zidane, 10 magliette firmate a sorpresa che vi smezzate con i vostri amici. 40 biglietti che vi smezzate con i vostri amici per andare a vedere le partite dei club partner a vostra scelta. Una card limited star per ogni membro e poi dei biglietti per l'arena. Arrivate secondi? Non c'è l'esperienza con Zidane, ma ci sono comunque magliette e biglietti e carte. Arrivate terzi? Magliette, biglietti. Arrivate tra la quarta e la ventesima posizione? Magliette. Arrivate tra la ventunesima e la centesima posizione? Carte, 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 carte. Qualcosa si vince, ragazzi. Se siete fortunati, anche dei premi senza senso. Questa esperienza con Zidane c'era già stata, per i mondiali, mi pare. Il ragazzo che ha vinto ed è andato a giocare con Zidane non aveva mai giocato a Sorare. Si era iscritto apposta per quel torneo. E il fortunato vincitore di questo primo premio potresti essere tu e potreste essere i vostri amici. Potrebbero essere i vostri amici, non so cosa ho detto in italiano, forse una roba, una vaccata. Capite? Ok, iscrivetevi alla mia lega per vincere i miei premi. Iscrivetevi a Papaya o create la vostra lega per classificarvi, per giocare nella classifica globale. Ragazzi, cioè, io quasi non ho più niente da dirvi, anche perché è tutto così semplice. Ci sono le... Sorare vi dice: guarda, c'è questa partita, metti la formazione, ok? Cioè, è così semplice. Io non ho ancora messo la formazione, per esempio, di Spagna-Croazia, perché non so cosa minchia mettere, molto semplicemente. Puntiamo sulla Spagna? Puntiamo sulla Spagna. Unai Simon. Io andrei con Carvajal, anche perché ce l'ho. Qui al centrocampo, secondo me, Rodri potrebbe essere una certezza, ma guardate quanto costa. Ci potrebbe andare con Pedri. Ci potrebbe andare con Yamal. Mi restano 75 punti. A quel punto, o si va con un altro attaccante, Morata, oppure al posto di Pedri puoi andare con Rodri. Tac, e ce la fai. Tanto Yamal gioca, però forse do a Morata la fascia da capitano. A quel punto, una volta fatta la formazione, dovete andare a scegliere le tattiche. Tiki-taka, gioca Bonito. Tiki-taka sono chiaramente i passaggi precisi. Gioca Bonito, sono i dribbling riusciti. All out of attack, tiri in porta. Park the bus, rinvio. E gegenpressing, duello vinto. Qui con gli spagnoli siamo abbastanza in una botte di ferro, ma avendo Rodri, chiaramente, che fa un botto di passaggi come centrocampista, potrebbe aver senso puntare su questo tiki-taka, per esempio. E così avete impostato la vostra formazione. Vi rendete conto di quanto sta minchia semplice? Porca miseria, ragazzi! Poi è chiaro, magari va male, non vinci. Magari metti una full tedesca, la Scozia vince, è andata. Ho capito, ragazzi, ma almeno ci avete provato. E invece, se voi mi guardate... se mi seguite e guardate, ah no, dai, vabbè, non mi iscrivo, mi scoccia, cavolo, e il vostro compagno de banco in realtà vince al posto vostro. Cioè, quando non costa nulla e ci sono questi premi in mezzo, volete iscrivervi solo alla mia lega? Iscrivetevi solo alla mia lega. Per me, cioè, veramente, ragazzi, io non guadagno nulla nel dirvi di iscrivervi, niente. Niente, semplicemente, in caso siate voi vincitori e vi ho fatto appassionare da questo gioco, vabbè, mi brucierebbe il culo perché non ho vinto io, devo essere sincero, ma allo stesso tempo sarei molto contento per voi, perché queste sono esperienze, loro le chiamano once in a lifetime, una volta nella vita, porca miseria, ragazzi. Dai, forza, non fate gli spaventati. Allora, andiamo in chiusura, perché chiaramente io devo andare a inserire le mie formazioni in questo periodo di nazionali. Non sto vincendo nulla, c'è qualcosina chiaramente ho schierato, ma sto schierando malissimo, io non riesco più a fare una cap, io non faccio più una cap, assurda sta cosa, non faccio più una cap.
Cosa posso schierare? Cosa posso schierare? Fammi vedere, c'ho qualche giocatore che... Io, ma perché la Serie B spagnola ancora gioca? Vabbè. José Cifuentes non giocherà mai. Vabbè, io faccio sta schierata. A posto. Queste sono le formazioni che ho schierato. Per vincere, $2. Minchia. Grande tristezza, grande tristezza. La cap, con la cap non mi è passata comunque. Con la cap non mi è passata per niente. Per niente. E poi chiaramente vado a schierare comunque alcuni giocatori per fargli prendere overall, per fargli prendere percentuali che il prossimo anno possono essere, possono risultarci e ritornarci utili. Quindi andiamo a schierare Edel nella Under 23, andiamo a schierare Gertruida, andiamo a schierare O'Reilly, Bakayoko e schieriamo Holland. Ragazzi, a questo punto il video finisce qui. Io volevo ricordarvi di iscrivervi, credetemi, secondo me ne vale la pena. In descrizione trovate tutti i link, trovate il link per iscrivervi alla mia lega e per unirvi alla Lega Papaya, per partecipare alla Lega Globale, Mi raccomando ragazzi, non perdete questa occasione perché poi ve ne pentite chiaramente. Avete tempo ancora 3 giorni e poi non so in realtà quando uscirà questo video, ma approfittatene, mi raccomando, fate i bravi. Alla prossima!